Inizia la festa del pistacchio a Raffadali in grande stile, una grande festa per rilanciare un prodotto tipico raffadalese e farlo conoscere a tutto il mondo. È un prodotto, penso, già conosciuto a livello europeo. Abbiamo noi dei grandi pasticceri che hanno fatto conoscere questo prodotto che arriva quasi in tutte le capitali d'Europa. Stiamo cercando di rilanciarlo sotto l'aspetto della produzione, perché molti giovani si stanno avvicinando all'agricoltura per piantare questo frutto favoloso che nelle nostre zone ha delle caratteristiche particolari, per poi dare la possibilità e fare crescere coloro che da tanti anni ormai lavorano il prodotto e fanno un prodotto finito di grande eccellenza come il riccio di pistacchio o il panettone al pistacchio e tutto ciò che ne viene fuori nel campo della pasticceria raffadalese. Raffadali offre a quanti vorranno venire la degustazione, quindi potranno assaggiare quello che è il prodotto finito e lavorato. Sì, il prodotto finito e lavorato nelle varie sfaccettature dell'agroalimentare, che va dall'arancina al pistacchio, al panettone, al riccio. L'utilizzo del pistacchio nell'agroalimentare, quindi in tutte le pietanze in cui è possibile usare il pistacchio. Abbiamo qui circa 20 stand in cui ognuno di loro produrrà un prodotto particolare diverso dall'altro, quindi abbiamo voluto anche differenziare i vari stand per dare la possibilità di degustare il prodotto in 20 modi diversi. Franco Nocera, titolare di una pasticceria rinomata nell'Agrigentino, lavora il pistacchio da sempre, ma il pistacchio di Raffadali in che cosa ha la sua particolarità? Allora, il pistacchio di Raffadali è particolare in quanto, dalle analisi che abbiamo fatto, e l'Università dell'Agraria di Palermo ci ha collaborato in queste analisi principalmente, ha la particolarità di avere una quantità di grassi superiore a qualunque altro pistacchio e un apporto di sali minerali e di minerali molto consistente. Questo comporta e determina una possibilità di lavorazione facile, significa che si può ottenere dei prodotti di altissima qualità ma nello stesso tempo molto gustosi, perché sappiamo tutti che i grassi sono quelli che determinano il gusto principalmente, più grassi ci sono più è gustoso, ma questi sono dei grassi buoni. Tra l'altro questo pistacchio ha delle caratteristiche organolettiche molto importanti, specialmente nell'ambito della farmaceutica e anche della cosmetica. Il pistacchio di Raffadali è in corsa, insomma, per conquistare il DOP, lei se ne sta occupando, l'iter a che punto è? Ecco, diciamo che tutto nasce proprio dalla volontà di riconoscere il pistacchio di Raffadali come denominazione d'origine protetta, quindi l'idea di fare un'associazione di produttori è nata ben prima ancora che di fare la sagra, la festa, è nata proprio per impostare un ragionamento sulla certificazione di qualità, perché noi crediamo fortemente che sia il volano che dia il là, diciamo, all'economia e all'attività dei pistacchicoltori. Dal 22 al 24 qui a Raffadali ci sarà la possibilità di degustare, insomma, di assistere a varie manifestazioni ed iniziative. Oggi avremo con noi il presidio Slow Food di Agrigento, domani avremo delle degustazioni guidate con l'ONAV in cui abbineremo il pistacchio di Raffadali ai vini dolci e ai vini DOC Sicilia. Domenica pomeriggio invece avremo la presentazione del libro con lo chef Pino Cuttalia per le scale di Sicilia e poi a seguire uno show cooking organizzato dal Moro di Monza, quindi un ristorante della Brianza che viene a cucinare per noi dei paccheri al pistacchio di Raffadali e a Gambero Rosso di Mazara. A Raffadali nasce un'associazione di commercianti per valorizzare il prodotto pistacchio. Non solo di commercianti o di trasformatori, ma soprattutto di produttori, perché sono loro l'elemento principe di tutta la filiera, chi produce e valorizza questo prodotto. L'associazione nasce nell'esigenza di avere nel territorio una realtà che valorizzi appunto questo prodotto, lo metta in commercio in maniera corretta, in maniera adeguata e soprattutto noi come associazione stiamo lavorando per il raggiungimento della DOP. L'assessorato regionale ha visto nella festa del pistacchio di Raffadali un modo per investire.
Sì, l'assessorato regionale agricoltura investe un po' non solo sul pistacchio ma su tutte quelle aggregazioni che possono creare sviluppo economico per il nostro territorio. In particolare a Raffadali sta nascendo un esperimento molto interessante tra produttori, trasformatori e tutti i soggetti della filiera che assieme a tanti altri comuni della provincia di Agrigento stanno lavorando per il riconoscimento della DOP ed in particolare per valorizzare questo prodotto. Un prodotto che sicuramente è un'eccellenza per la nostra regione ed un prodotto che sicuramente dovrà fare ancora tanta strada per poter arrivare in tutto il mondo ma soprattutto per poter essere apprezzato e conosciuto nei vari paesi, non solo in Italia, non solo in Sicilia. Oggi questo evento punta a far valorizzare il prodotto, a promuovere il nostro territorio. Abbiamo riscontri enormi di persone che stanno venendo da tutta la Sicilia per poter apprezzare appunto questi piatti che hanno come principale ingrediente il pistacchio dei Raffadali.